Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Cristian Panzanaro. Lutto nel mondo della moda, Paco Rabanne è morto in Francia, a Porsal. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni, aveva cominciato negli anni 60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga, per poi dare vita nel 1966 alla sua casa di moda. Cospito, PD all'attacco, querele e denunce contro Del Mastro e Donzelli, Ilaria Cucchi in visita all'anarchico in carcere, condizioni allarmanti. Manifesti shock alla Sapienza, ecco gli assassini di Alfredo. L'anarchico al 41 bis dice: se peggioro non voglio l'alimentazione forzata. Sarebbero morti di fame e di freddo 5 uomini e 3 donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza, che sono stati ritrovati ieri sera dalla motovedetta CP324 della Guardia Costiera, che ha effettuato il soccorso di un barcone a 42 miglia da Lampedusa in acque maltesi. A riferirlo ai soccorritori, prima alla polizia e dopo, non appena giunti all'hotspot di Contrada di Imbricola. Sono 42 i migranti superstiti. Il pallone aerostatico spia cinese avvistato sopra gli Stati Uniti continentali e monitorato dal Pentagono ha sorvolato uno dei 3 campi di missili nucleari americani, il Malmstrom Air Force Base di Billings nel Montana. Funzionari della difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni per le persone a terra e a causa anche della caduta di detriti. E chiudiamo con il meteo. In Salento è ancora tempo di bagni, in attesa dell'arrivo del grande freddo e di possibili nevicate anche sulla costa, c'è chi si gode ancora il sole con un aperitivo in mare. A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove sembra che la bella stagione non debba mai finire, alcuni hanno deciso di godersi fino in fondo l'ultimo sprazzo di bel tempo. Grazie per l'attenzione, Rosario Perez in regia. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.